Ciao, sono Gianluca Budesta. In questo video andremo a spacchettare e quindi faremo l'unboxing di uno strumento un po' diverso da quelli che abbiamo visto fino ad ora. Si tratta di uno strumento sicuramente di un certo prestigio per quanto riguarda le chitarre elettriche. Stiamo parlando della Ernie Ball Music Man JP. 6 o JP6 per noi italiani. L'unboxing in questione in realtà lo faremo direttamente dalla sua custodia, che potete vedere qui. Un tipo di custodia molto ben fatta e molto ben rifinita anche al suo interno, e che permette di proteggere lo strumento che andremo ad aprire e a spacchettare nel migliore dei modi. Qui apro una parentesi: io sono un grande fan di questo marchio, sia di Ernie Ball che di Music Man, poiché i prodotti realizzati dal marchio stesso sono sicuramente dei prodotti fantastici. Ecco, possiamo dirlo a tutti gli effetti, a suo gusti a parte, sono strumenti, secondo me, fantastici. Prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi al mio canale ufficiale di YouTube, cliccare sulla campanella per non perdervi neanche un video e seguire tutti gli aggiornamenti che da qui in avanti ci saranno sulla mia musica e su tutto quel che faccio. Inoltre, prossimamente ci sarà un mio nuovo singolo che attualmente è in fase di lavorazione, ma di questo vi parlerò più avanti e potete comunque restare in contatto su tutti i miei canali. Ma andiamo a spacchettare la chitarra, andiamo a vedere cosa c'è nel pacco. E uno, e due, e tre. Wow. Il colore di questo strumento è secondo me fantastico. Vado a chiudere la custodia. Non so voi, non so se riuscite a vederla bene, ma lo strumento è veramente bellissimo. Si tratta della prima versione, in questo caso della John Petrucci. L'abbiamo detto JP6, ma non abbiamo detto una cosa importante. Questo modello, molti lo conosceranno già, quindi sarà un qualcosa di ripetitivo quello che sto per dire, ma in realtà questo modello è interamente dedicato al chitarrista John Petrucci dei Dream Theater, che, come dico sempre, anche in questo caso, parliamo di un chitarrista che non andrebbe presentato, eppure però, per chi non lo conoscesse, per i giovanissimi di oggi andatelo ad ascoltare, perché è un riferimento mondiale per quanto riguarda tecnica, fraseggio, e che ha dato tantissimo al mondo metal prog, alla fondazione di Dream Theater fino ad oggi. Dicevo, è dedicato a John Petrucci perché? Perché appunto è lo strumento che John Petrucci inizialmente, con il passaggio da Ibanez a Music Man, ha realizzato con la stessa Music Man su sue specifiche. E quindi è uno strumento cucito addosso allo stesso Petrucci. Due parole sulla Music Man: diciamo che è un marchio che ha origini lontane, se vogliamo, rispetto a quello che uno può immaginare. Infatti, lo stesso Leo Fender, dopo aver fondato e venduto la stessa Fender alla CBS, fonda la Music Man. E nel tempo, senza addentrarci troppo nelle specifiche, diciamo, storiche, ma possiamo dire che Music Man ad oggi realizza strumenti custom per grandi chitarristi, per chitarristi che hanno fatto e continuano tutt'oggi a fare la storia della musica, di qualsiasi genere essa sia. Abbiamo quindi molti chitarristi nel roster della Music Man, e tra i più importanti in assoluto c'è appunto John Petrucci, ma non vorrei farvela troppo lunga, poiché su questo potete trovare un'infinità di video. Ma il mio scopo oggi è farvi vedere questo modello, che in realtà è sì uno dei primissimi, però è molto molto interessante. Resta il fatto che a me questa dalle primissime versioni piace molto, ha veramente molte potenzialità, ed oggi, oltre a parlarvene, ve la farò anche ascoltare con qualche esempio al volo. Allora, innanzitutto il colore che potete vedere è il Carbon Blue Pearl, il manico è in acero e il corpo è in tiglio americano. La tastiera invece è in palissandro e l'hardware che troviamo su questo strumento è cromato.
La cosa che più salta all'occhio è questa scanalatura molto molto bella, a mio modesto parere, che permette appunto di avere una certa agevolezza al momento che si fanno anche dei passaggi, si vanno a suonare anche passaggi piuttosto complessi ed impegnativi. Abbiamo questa che è la leva del vibrato, abbiamo una configurazione HH, quindi humbucker al ponte, humbucker al manico, senza pick-up intermezzo se vogliamo. C'è una configurazione semplice di volume e di tono. Lo switch dei pick-up è semplicemente humbucker, entrambi i pick-up oppure manico. Inutile dire che la tastiera è stata realizzata per avere una certa performance, quindi potete immaginare. Abbiamo la paletta in pieno stile Music Man, avrete modo sicuramente di vedere questo tipo di paletta su tanti altri modelli Music Man, e le meccaniche sono di questo colore che sembra madreperla, insomma, questo effetto. E le meccaniche sono inoltre autobloccanti Shure, quindi la chitarra sicuramente rimarrà accordata a lungo. Andiamo un po' a provare questo strumento. Abbiamo collegato la chitarra direttamente a questo Marshall DSL40C, che è anche una edizione limitata. Andiamo a sentire un po' di suoni. Andiamo a vedere il lead. Thank you.
interessante anche sentire lo strumento con i pick-up, con entrambi i pick-up, in situazioni clean. Sia frasi shred, e qualsiasi altra cosa riguardi questo stile. Da ricordare inoltre che questo strumento, come tutti gli altri strumenti della famiglia Music Man, sono anche configurabili, quindi se volete ad esempio il piezo per suonare in modalità acustica potete richiederlo al momento che andate a ordinare la chitarra, appunto in maniera custom, quindi che rispecchi le vostre esigenze e quindi la chitarra dei vostri sogni. In questo caso lo strumento che ho appena provato lo potete trovare da MM Strumenti Musicali a Tolentino, Macerata. Guardate il link in descrizione, così potrete trovare tutti i contatti e se avete qualche domanda da fare o qualche curiosità, insomma, riguardante questa chitarra, oppure volete acquistarla, troverete tutto quello che vi occorre qui sotto in descrizione e avrete così il modo di entrare nel fantastico mondo di Music Man. Adoro queste chitarre, quindi ve le consiglio ad occhi chiusi. Siamo giunti alla conclusione di questo unboxing e test, tra l'altro, della Herbie Ball Music Man JP6 o JP6. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui con la visione del video. Vi invito nuovamente ad iscrivervi al mio canale ufficiale di YouTube, ma anche a seguirmi su Facebook, Instagram, Twitter, insomma tutti i social più utilizzati, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!